Parliamo di melodia blues. Come strutturare una melodia sul famosissimo 12 bar blues in Mi. Ovviamente ragazzi, una melodia non è una solo, quindi non diamo il volante alle nostre dita, che sicuramente su un blues cominceranno a muoversi all'impazzata, ma cerchiamo di creare qualcosa che sia cantabile. Devo dire ragazzi che adoro il blues, ma sono principalmente un poppettaro, quindi questo blues ha comunque degli elementi più poppettari e delle volte utilizzeremo, invece di utilizzare il solito accordo di settima di dominante, utilizzeremo proprio l'accordo maggiore e l'accordo con la terza maggiore al basso, quindi elementi diversi all'interno del blues. Inoltre ragazzi, sono contentissimo in quanto questo video celebra il lancio dei corsi di chitarra in italiano finalmente. Se siete interessati, iscrivetevi alla newsletter. I corsi sono ancora in fase di registrazione e di editaggio, ma saranno disponibili a breve. Se siete interessati, iscrivetevi, c'è il sito nuovo con la newsletter, lasciate l'email e sarete notificati appena sarà tutto pronto. Il blues ve lo siete sentito, abbiamo fatto un intro, un po' di marketing riguardo ai corsi, adesso finalmente impariamoci questo blues. Ovviamente se vogliamo strutturare la melodia è sempre importante conoscere la struttura. Siamo in un 12 bar blues, quindi abbiamo 12 misure. Il primo accordo è un Mi settima per una battuta, la settima per una battuta e il Mi settima per due battute. La settima, Mi settima, Si settima, La settima, Mi settima ed il Si settima. Struttura molto semplice, ovviamente non suoneremo gli accordi in questo modo, ma è sempre importante conoscere la struttura così da poter seguire la melodia. Partiamo dal primo accordo, il Mi, che suona così. Quindi abbiamo la prima nota, è suonata sulla quarta corda al tasto 2, la nota Mi, e poi suoneremo questa frase con il Mi al basso e la terza corda a vuoto, il Sol. Un hammer-on sul primo tasto, quindi il Sol diesis. Seconda corda a vuoto, basso, e la prima corda a vuoto. Poi suoneremo il basso di nuovo due volte, ma con il Sol diesis, quindi la terza maggiore dell'accordo di Mi. Sulla sesta corda al tasto 4, suoniamolo due volte. E poi il Si a vuoto. Quindi primo accordo c'è già tantissimo e come potete vedere non abbiamo utilizzato un accordo di settima di dominante, quindi è veramente una melodia molto molto poppettara. Con il secondo accordo in La settima aggiungiamo sicuramente un elemento più blues in quanto utilizzeremo un accordo di La settima. Suona così. Quindi abbiamo la stessa struttura ritmica, abbiamo seconda corda a vuoto e poi abbiamo il basso di La con la seconda corda al primo tasto, il Do, con un hammer-on al tasto 2, il Do diesis, prima corda a vuoto, basso, e poi suoneremo il Sol naturale, quindi al tasto 3, e poi il basso di Do diesis al tasto 4 sulla quinta corda, due volte, e la prima corda a vuoto. Questo Sol naturale ovviamente fa sì che l'accordo di La settima sia sicuramente enfatizzato, in quanto nella settima abbiamo il Sol naturale. Ritorniamo poi all'accordo di Mi settima per due battute, suonerà così. Melodia più lunga utilizzeremo la scala di Mi maggiore, ma quando armonizziamo la scala però utilizzeremo anche il Re naturale, quindi una scala Mi solidia. Suona in questo modo, abbiamo il Mi cantino e poi suoneremo un altro Mi maggiore, quindi con la sesta corda, il Mi, il Si sulla terza corda al tasto 4 ed il
il Sol diesis sulla prima corda al tasto 4. Approcceremo questo accordo suonato però cromaticamente, quindi dal tasto 3. Poi un altro Mi maggiore suonato col Sol diesis ed il Mi. E poi suoneremo la quarta e seconda corda a vuoto, quindi Re naturale e il Do diesis sulla quinta corda al tasto 4 ed il La sulla terza corda al tasto 2. E finiamo finalmente con l'accordo di Mi maggiore di nuovo, con il Si al tasto 2 ed il Sol diesis al tasto 1. Frase molto interessante. Continuiamo con la frase sempre utilizzando la scala di Mi maggiore, Si, Do diesis ed il Mi. E concludiamo con questa frase in terze su quarta e terza corda. Abbiamo il tasto 6 e 4, ma raggiungeremo questi tasti cromaticamente partendo da 5 e 3. Basso. Poi abbiamo 5 e 3, 4 e 2 e 2 ed 1. Basso. E concludiamo con l'accordo finalmente di Mi settima, con il basso di Si, quindi abbiamo 2, 0, 1 e 3. Arpeggiamo questo accordo, prima corda a vuoto, e questa è l'ultima nota delle prime 4 battute, quindi c'è tantissima roba, ragazzi. Se per l'accordo di Mi abbiamo sempre utilizzato la scala maggiore, per l'accordo di La settima utilizzeremo la pentatonica minore. Questa è la melodia sugli accordi di La settima, su due battute. Quindi abbiamo seconda corda a vuoto, il Si, e il solito hammer-on tra Do e Do diesis con il basso di La. Prima corda a vuoto, basso, e poi suoniamo due note, la seconda corda al tasto 8 e prima corda a vuoto, quindi basso due volte, stessa frase cromatica, e questa volta al tasto 8 aggiungeremo anche il tasto 7 sulla prima corda. Basso e tasto 8 e prima corda a vuoto, quindi finiamo con la prima corda a vuoto e suoneremo adesso l'accordo di Mi, quindi già lo abbiamo imparato. Ovviamente adesso, ragazzi, ci avviciniamo all'accordo di Si settima, quindi non suoneremo l'accordo di settima di dominante di Mi, ma aggiungeremo questo accordo cromatico, quindi dal Si settima, suoneremo questo accordo di Do settima, suonato al tasto 3, 2 e 3, quindi Do, Mi e Si bemolle, ma anche la seconda corda a vuoto, quindi creiamo questo contrasto prima di risolvere finalmente sull'accordo di Si settima, il tasto 2, 1 e 2. E vogliamo insomma arpeggiare questo accordo senza aggiungere nessuna melodia, quindi mettete giù tutto l'accordo ed arpeggiatelo magari in questo modo. Quindi ricapitolando,
E su Si cerco sempre di mantenere questo basso su ogni battito. Prima corda a vuoto. E questa frase sulla settima. Utilizzando ovviamente la pentatonica minore di Mi. 12, 10, 8, 5, 3, 2, 0, quindi tutto sempre sulla seconda corda. Poi terza corda al tasto 3 e 2, quindi con uno slide molto veloce. Terza corda a vuoto. Il basso sarà quello di La e suoneremo sempre la prima corda a vuoto simultaneamente con la melodia. Finiamo con un turnaround. Quindi abbiamo un Mi. E arpeggiamo sempre questi accordi partendo dal basso, salendo sulla terza, seconda e prima corda. Do diesis settima. Fa diesis minore. Suonato però in questo modo, con la seconda e prima corda a vuoto, sempre arpeggiando l'accordo. Si settima, Fa settima e finiamo con il Mi. Utilizzeremo questo Mi ad 9 che non ha niente a che fare col blues, ma che suona molto bene, molto molto melodico. Quindi blues poppettaro. Che funziona sempre. Io vi lascio fare pratica con questo blues, divertitevi e noi ci vediamo alla prossima.